Il nostro più grande investimento è la formazione. La formazione nostra è un mix tra la nostra tradizione, esistiamo dal 1833, e le più innovative tecniche di vendita. E abbiamo deciso di investire sui giovani e anche magari con non tanta esperienza nella vendita. Preferiamo le persone scegliere noi e formarle noi. Le formiamo all'interno con dei nostri consulenti interni e con dei venditori di grossa esperienza, sempre per unire tecnica e praticità. Il nuovo venditore Bergson, quando incomincia, ha sempre un percorso ad hoc di formazione, che possono essere 3 giorni con una formazione qua in sede o one to one col suo futuro responsabile, in cui vengono insegnate le tecniche di base per un venditore Bergson. Dopodiché sul campo è sempre seguito o da responsabile o da un tutor. Dopo circa 3 mesi si ritorna qua in sede per una formazione più avanzata, in cui vengono rivisti la formazione base e viene proprio rivista tutte le nostre tecniche di stampa, di produzione, e si va a visitare la nostra fabbrica qua a Lignano. Dopo 6 mesi, in cui la persona comunque viene sempre seguita, c'è la formazione finale, è la formazione avanzata di vendita, in cui si usano delle tecniche specifiche per riuscire a dialogare meglio con il cliente Bergson. La carriera del venditore Bergson sarà sempre comunque costellata da formazione. Il cambiamento, l'innovazione è proprio un imprinting nel nostro DNA. Stiamo reagendo con forza. Noi possiamo lavorare con ogni tipo di azienda e quindi abbiamo cambiato il target di aziende. Quindi se prima dovevamo fare 10 clienti al giorno, adesso ne facciamo 15. Noi non abbiamo il catalogo dei nostri oggetti, dei nostri regali. Quando siamo dai clienti li mostriamo dal vivo. Abbiamo circa 300 oggetti che ogni anno continuano a cambiare, quindi nel giro di 6 mesi noi ribaltiamo sempre la collezione. Stiamo investendo tantissimo, quindi noi siamo 150, vogliamo diventare 200 nel giro di 3-4 anni, quindi è il primo obiettivo dell'azienda, oltre al fatturato, è assunzione. Assunzione noi stiamo puntando in particolare sui giovani. Per noi è molto importante il neolaureato aperto che abbia molta autonomia. In altre aziende magari una persona troppo autonoma può essere vista non in maniera positiva. A noi va benissimo, cioè quasi persone che vadano anche un po' controcorrente, un po' creative diciamo. Abbiamo dei codici anche noi, ma la centralità della persona rimane insita in noi. Siamo anche una dimensione, sia multinazionale, ma comunque ci si conosce tutti. Dal punto di vista del venditore, per il venditore come agente di commercio, sia la crescita professionale, quindi il fatturato, la vendita, la crescita, ma anche proprio la crescita personale, il rispetto dei principi come l'uguaglianza, il rispetto con le altre persone, l'educazione, in modo da avere un'immagine sul mercato in linea con la nostra storia. Una domanda che non manca mai è se siete delle persone grintose, determinate. Per fare un paragone sportivo, maratoneta, cioè lavoro alla distanza. La seconda è quanto vi piace parlare con la gente. Noi parliamo con ogni tipo di persona, dobbiamo essere capaci di parlare con tutti. Quindi la capacità di adattarsi a ogni singola persona è importantissimo. La terza è come vi vedete tra un po' di anni. Quindi la determinazione a raggiungere un obiettivo è importantissimo per noi.